passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo. Passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo. Passa il gigante, soffoca l'aria, all'acqua cambia colore. E ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare. 22 aprile 2013, la 43esima giornata della Terra, il 43esimo Earth Day. Buonasera, buonasera a voi che siete in sala. E buonasera anche a tutti coloro che ci stanno seguendo sul web e coloro che ci stanno seguendo anche su Sky 1. È stata una lunga giornata, ve lo dico perché siamo usciti da una maratona di oltre 6 ore in cui abbiamo presentato diciamo tutti coloro che sono interessati ai temi dell'ambiente, ai temi che riguardano Madre Terra, dagli scienziati, dai super esperti a coloro che invece lavorano sul campo, coloro che si danno da fare giorno dopo giorno, gli attivisti della Terra, perché è un grande movimento quello che coinvolge il giorno della Terra, l'Earth Day. 43 edizioni, è stato ufficializzato dall'ONU nel 1970 e da allora è diventato un movimento che cresce sempre di più, coinvolge qualcosa come 22.000 organizzazioni in tutto il mondo, quasi 1 miliardo di persone, quindi è, come dire, è qualcosa di colossale, è un'onda, ma è così importante perché la Terra sta soffrendo, la Terra è in pericolo, è importante che ognuno di noi, nel piccolo o nel grande, faccia la sua parte. Di tutte le cose che ho sentito oggi, ce ne sono state veramente tantissime, però una cosa che mi è rimasta impressa è un antico proverbio indiano che dice più o meno così, che noi non ereditiamo la terra dai nostri padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. E se ci pensate bene è una considerazione, un'osservazione veramente da tenere a mente, perché dobbiamo veramente pensare, quando ci riferiamo a Madre Terra, a quelli che sono i nostri figli, i nostri nipoti, le generazioni che verranno. È stata una lunga giornata, questo però è un momento di festa, questo è il momento del concerto finale. Fra pochi minuti qui sul palco due artisti, secondo me, straordinari e legati strettamente a questo tema. Prima di arrivare a loro però voglio presentarvi Pierluigi Sassi, che è il presidente di Earth Day Italia. Buonasera Pierluigi. Buonasera. Che dal 2007 organizza l'edizione italiana, ormai ha fatto 7 concerti per la Terra, questo è l'ultimo quindi di una serie che ha visto dei prestigiosi artisti salire su questo palco. Vogliamo essere sintetici, raccontaci che cos'è Earth Day Italia, quali sono i vostri progetti. Earth Day oggi è soprattutto un network di organizzazioni. Noi sappiamo che in Italia ci sono tantissime persone che operano per la tutela del pianeta, quindi non vogliamo sostituirci a nessuno, pensiamo che serva però di lavorare insieme, serva una comunicazione di sistema. Earth Day Italia lavora per comunicare l'impegno di tutto il paese. Naturalmente nel celebrare la Terra con il nostro concerto provochiamo emozioni e cerchiamo di sensibilizzare, ma quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo fatto questa maratona web che tu hai condotto egregiamente e che concluderà dopo il concerto il suo giro di contenuti. E soprattutto realizziamo una serie di progetti green per dare anche la nostra testimonianza di quanto vogliamo essere operativi. Io ne abbiamo fatti tanti, ne vorrei raccontare solamente. C'è un filmato forse che può passare dietro mentre noi parliamo, intanto illustra anche con le immagini. Quali sono i progetti più importanti da raccontare? Intanto va ringraziata la Lega B che è scesa in campo. Tutti Lega B di calcio. Di calcio. Tanti giocatori, oltre 400, sono scesi con un polsino verde, io ci tengo. Ma poi abbiamo pulito i parchi con gli scout della CNJ che quest'anno compiono 100 anni. Abbiamo ideato questa meravigliosa campagna, io ci tengo, che spero diventi virale, perché da oggi tutti gli utenti della rete potranno produrre un video, io ci tengo, o mandare un messaggio, io ci tengo, e noi continueremo con questa campagna di sensibilizzazione che tanti media sono stati disponibili a veicolare. E abbiamo poi una operazione che ci accompagnerà, molto divertente, che ci accompagnerà per tutta l'estate, sulla quale mi vorrei soffermare solo su questa un minuto di più. Con Donna Moderna, con CTS e con la Carta Giovani libereremo una tartaruga marina, le famose caretta caretta,
con un rilevatore satellitare la inseguiremo per tutta l'estate e racconteremo il Mediterraneo, racconteremo i luoghi che questa tartaruga andrà a visitare. Contestualmente regaleremo con il giornale un gadget, un braccialetto con una tartaruga marina che ha sulla spalle il mondo, quindi Tartamondo lo abbiamo chiamato, e questa raccolta fondi ci aiuterà per tutta l'estate a adottare 500 tartarughe marine e a accompagnare i nostri progetti green. L'ultimo progetto, ma non ultimo per importanza, che vi voglio citare, poi sul nostro portale Earth Day Italia ne troverete tanti, è quello di Shoot for Planet. Con gli amici di Shoot for Change, un blog che colleziona fotografi professionisti da tutto il mondo, abbiamo traguardato i confini del nostro paese e siamo andati a chiedere a tanti fotografi nel mondo una testimonianza dell'ambiente, delle condizioni ambientali del nostro pianeta, sia in termini positivi che in termini negativi. Sono immagini che continueranno ad arrivare e che speriamo documentino, testimonino il nostro impegno anche per denunciare il degrado, ma anche per esaltare l'eccellenza. E la bellezza di questo nostro pianeta, definito il pianeta blu, per la sua bellezza, per la sua ricchezza di acqua. C'è un partner importante nel lavoro che porta avanti Earth Day Italia, che fa parte naturalmente dell'Earth Day Network internazionale, che è la FAO, con cui sono 3 anni che collaborate strettamente. Sì, la FAO è sicuramente un main partner di Earth Day nel mondo e un main partner di Earth Day Italia. Tra l'altro, proprio con la FAO e con un altro importantissimo partner che è Coldiretti, abbiamo portato qui a Milano il concerto per la Terra, proprio perché a Milano si realizzerà l'Expo 2015 che parlerà di un tema importantissimo, cioè quello dell'alimentazione sostenibile. Chi meglio della FAO e chi meglio di Coldiretti possono testimoniare come questo problema sia alla base della sostenibilità nel nostro pianeta, sia ambientale che sociale. Porteremo delle buone pratiche fino a quella data. Bene, allora io vi devo introdurre Eva Mueller. Vieni Eva, buonasera. Benvenuta. Eva Mueller, responsabile per la FAO delle economie, delle politiche e dei prodotti forestali. Quindi con una particolare attenzione alle foreste. Buonasera a tutti. È un gran piacere per me parlarvi della giornata della Terra. E con un immenso orgoglio che questa sera, per la terza volta, la FAO offre il suo sostegno a questo evento. La giornata della Terra ha un significato speciale per me e per i miei colleghi della FAO. Infatti, un mese fa abbiamo celebrato la prima giornata internazionale delle foreste, che da ora in poi si festeggia il 21 di marzo di ogni anno. E tutti questi eventi ci aiutano a rendere la Terra un posto migliore, a proteggerla e a sostenerne lo sviluppo per noi e per le generazioni future. Allora, il tema principale della giornata internazionale della foresta è stato questo anno: pianta un albero, pianta il futuro. E la terra, e quindi tutti di noi, dipendiamo dalle foreste, perché ci danno acqua, ci danno ossigeno, cibo e molto altro. Le Nazioni Unite e in particolare la FAO aiutano i paesi ad arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste, rendere le terre degradate terre più fertili e più sostenibili e combattere la povertà e la fame. E io credo che eventi come questo, come la giornata della terra, siano molto importanti perché ci permettono di riflettere sul nostro ambiente e di unire le forze per proteggerlo. E volevo dire grazie a tutti di voi di partecipare in questo evento e di celebrare la giornata della Terra con noi. Grazie Eva. Voi avete realizzato un filmato, vero? Sì, abbiamo fatto anche un filmato e volevamo presentarlo in questo momento a voi. Lo facciamo vedere.
Mm-hmm. Allora, se potete farlo partire, e riguarda esattamente questo tema. Le foreste coprono un terzo del nostro pianeta. Si adattano. Ma non per sempre. Sostengono la vita. Ogni forma di vita. In ogni luogo. Ma non per sempre. Contribuisci a preservarle. Pianta un albero. Pianta il nostro futuro. Bellissimo filmato. Tema importante, l'abbiamo detto, è stata una giornata fondamentalmente per creare informazione e sensibilizzazione su un tema che è il nostro tema, è la nostra, la Terra. Per cominciare il concerto questa sera, io so che voi avete degli ambasciatori di buona volontà, Goodwill Ambassadors, così li chiamano, e noi ne abbiamo uno veramente molto speciale, che è un vecchio amico, Khaled. Khaled, Eva Mueller, della FAO. Bonsoir, monsieur Khaled, c'est un grand honneur de vous saluer ici, comme ambassadeur de la FAO. Merci. E Pierluigi Sassi. Allora, io vi ringrazio Eva per tutto quello che fate, Pierluigi per tutto quello che fai tutto l'anno, che poi, come dire, no, esce all'aperto in questa giornata, ma è un lavoro molto lungo. Vi ringrazio, vi congedo e chiederei invece all'interprete se può venire qui un attimo. Conosco Khaled da molti anni, lo ospitai in un programma, si chiama Tam Tam Village nel 1990, non siamo mai riusciti a parlarci, io non ho mai imparato il francese, lui non ha mai imparato l'inglese, però io ti devo chiedere una cosa. Allora, quest'uomo 30 anni fa circa, verso la metà degli anni 80, era un ribelle in Algeria, era parte di un movimento che a un certo punto si chiamò Rai era, vuol dire in italiano, vuol dire opinione, erano dei ragazzi che protestavano contro il sistema, che raccontavano le cose a modo loro. Lui era, certo, sei cambiato Khaled, lui era un punk, era un ribelle, era, sì, era, e allora io, rebel, allora io devo chiedere, e però mi devo far aiutare da te perché non so che cosa mi risponderai, cosa sono passati in questi 30 anni da quando tu eri un ribelle a Oran in Algeria fino a oggi che sei ambasciatore della FAO, che è un bel salto. Bonsoir, buonasera. Pour moi, merci. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est de passer de. C'est vrai ce qu'il dit, de passer de Rai Rebels. 30 ans après, je pense que ça s'agit quand même grâce à la constitution de la famille, grâce aussi à la vie qu'on a, parce que c'était un temps. Et je pense qu'on comprend quelque chose, passer à l'ambassadeur, parce que j'en ai vu pas mal de choses qui m'ont un petit peu déplu. Et quand on a des enfants aussi, on pense à eux pour l'avenir. Voilà. Quindi. In 30 anni è ovvio che uno diventa più saggio, da ribelle ovviamente diventa una persona più tranquilla, anche perché a un certo momento si mette su famiglia e soprattutto quando si hanno dei figli ci si rende conto che le cose non vanno tanto bene. Ho visto molte cose che non mi piacciono, quindi diventare l'ambasciatore della FAO per me significa anche aiutare i miei figli. Grazie. Bravo, ben detto. Allora, io la ringrazio, ti ringrazio, ci diamo tutti del tu oggi. So che tu hai un... J'ai préparé quelque chose. Sì, so che tu hai un pensiero après 30 che hai scritto ans, a proposito della Terra. Après cui... 30 ans, per la vue, come un petit peu. allora, voilà. E io ho la traduzione, quindi, per tutti coloro che non parlano francese, lo tradurrò. Cher ami, bonsoir tutti.
Bonsoir, je suis heureux et très fier d'être ici avec Earth Day Italia, en ma qualité d'artiste bien sûr, mais aussi et peut-être surtout d'ambassadeur de bonne volonté de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, partenaire et organisateur de l'événement de ce soir. Buonasera. Sono felice e molto orgoglioso di essere qui con Earth Day Italia in qualità di artista naturalmente, ma anche vorrei dire, soprattutto come ambasciatore di buona volontà della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, partner e organizzatore dell'evento. Cette journée et ce concert souhaitent rendre hommage à notre planète et à la place que partagent les êtres humains qui y habitent. Elle se veut un appel à l'action contre l'indifférence envers les ressources naturelles et les écosystèmes qui sont indispensables à la vie. Questo giorno e questo concerto vogliono rendere omaggio al nostro pianeta, al luogo che gli esseri umani condividono e abitano. È un invito ad agire contro l'indifferenza verso le risorse naturali e gli ecosistemi essenziali per la vita. La FAO, che je suis fier de représenter ici, se bat jour après jour pour un environnement sain, pour atténuer l'impact du changement climatique pour les forêts, les arbres et l'agroforesterie. En tant qu'élément indispensable pour la sécurité alimentaire et la nutrition. La FAO, che sono fiero di rappresentare qui, si batte ogni giorno per un ambiente sano, per mitigare l'impatto del cambiamento climatico, per le foreste, gli alberi, il sistema agroforestale, elementi essenziali per la sicurezza alimentare. Il y a quelques semaines, mon pays, l'Algérie, a accueilli la troisième semaine forestière méditerranéenne. Selon la FAO, les forêts méditerranéennes seront durement frappées par le changement climatique. Poche settimane fa, il mio paese, l'Algeria, ha ospitato la terza settimana della foresta mediterranea. Tale foresta, secondo la FAO, sarà gravemente colpita dai cambiamenti climatici. Mes amis, voici mon appel. Il faut œuvrer avec les pays peu pour atténuer le changement climatique et promouvoir la gestion durable des forêts, car les forêts sont à la base de la subsistance de plus d'un milliard de personnes et elles renferment plus de 80% de la biodiversité terrestre de la planète. Amici miei, ecco il mio appello. Gli stati devono lavorare insieme per attenuare i cambiamenti climatici e promuovere la gestione sostenibile delle foreste, che sono alla base del sostentamento di più di un miliardo di persone, danno lavoro a più di 100 milioni di individui e custodiscono più dell'80% della biodiversità terrestre del pianeta. C'est pour cela que la FAO demande que les pays visent un objectif zéro déforestation illégale che aiderait considérablement à éradiquer la faim et l'extrême pauvreté de la surface de la terre. Per questo la FAO chiede agli stati di puntare all'obiettivo zero deforestazione illegale, che sarebbe di grande aiuto per sradicare la fame e la povertà estrema della terra. Cher ami, agir pour protéger notre terre, c'est urgent et c'est l'affaire de nous tous. Cari amici, agire per proteggere la nostra terra è urgente e ci riguarda tutti. Moi j'y tiens et je le sais. Vous aussi, et pour cela je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Io ci tengo, so che ci tenete anche voi e vi ringrazio di questo con tutto il cuore. 22 aprile 2013, questo è il concerto per la terra, che la festa e che la musica inizi. Khaled. Grazie. انا منك ما نبغاش العقل صعيب ونار قوية اسمعيني يا بنت الناس انا المقبول نسبة بنتي انا منك ما نبغاش العقل صعيب ونار
Grazie, grazie mille, thank you. Yeah.
تزهر والميمون زرقا لغات لعبوا بيك بيا قوم الحزين وان بهدلي اليوم نسيتي نعد الهبوم وان صبري صبري يا ليلي تايف فرج ربي صبري صبري لا تايف فرج ربي Grazie.
côté de moi. Sans un regard, rien de ça va. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miette. Merci. Merci.